Violazioni del nostro corpo, della nostra privacy, piccole tanti piccoli elementi che presi singolarmente sembrano influenti, ma l'onnipresenza di maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro. Oggi siamo qua per la seconda giornata di mobilitazione in occasione del 25 novembre. Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne e le violenze di genere. Porto dalla scompa, scacciando il reforma, porto dalla sonora, svegliando in sonora, porto la scomandanda, scacciando bocciava, porto dalla sonora, scacciando in cittana, cantiamo sin miedo, pedimos justicia. Abbiamo già fatto delle azioni il 25 novembre sia in presenza che sui social per denunciare la narrazione violenta dei media e oggi invece abbiamo organizzato questa piazza insieme alla rete nazionale Non Una Di Meno, quindi in questo momento ci sono tantissime piazze in giro per l'Italia che si stanno mobilitando a denunciare appunto la strutturalità della violenza e quindi quanto permei tutti i contesti e tutti gli spazi che attraversiamo nelle nostre vite, dalle case alle strade, ai luoghi di lavoro, alla scuola, ai luoghi di socialità e divertimento. In Italia ogni 2 giorni e mezzo una donna viene ammazzata, tutto ciò viene raccontato dai giornali come episodico, come follia momentanea, come raptus e quindi vogliamo mettere in luce la violenza di questa narrazione che non fa altro che uccidere e ferire ancora le donne che sono vittime o sopravvissute di questa violenza, da questa violenza. Oggi naturalmente non parleremo solo di narrazione violenta, ma di tutte le declinazioni della violenza, quindi dalle molestie in strada al diritto alla salute costantemente messo in difficoltà anche dall'altissima percentuale di obiettori di coscienza all'interno del nostro paese e la violenza sui posti di lavoro, la ricattabilità, lo sfruttamento e le molestie. Sappiamo benissimo in Italia le donne a parità di mansione guadagnano meno degli uomini e quindi sono tantissimi settori in cui questa violenza si scatena contro di noi.